L'ultimo weekend di maggio e il ponte del 1° giugno danno inizio al banco di prova per l'estate balneare anti-Covid. Certo, non sarà possibile prenotare strutture ricettive o spiagge ovunque, poche quelle attrezzate e aperte, ma gli operatori iniziano a capire qual è l'orientamento della gente. L'apertura dei confini regionali a partire dal prossimo 3 giugno ridà maggiore impulso al mercato turistico. In questo fine settimana in Costiera Cilentana sono riprese le telefonate per prenotare una vacanza al mare. Più degli hotel, ad essere gettonati sono gli stabilimenti balneari. Il timore di contrarre il coronavirus spinge in tanti a cercare il lido più che la spiaggia libera, ritenendolo più sicuro e controllato. Intanto i bagnanti attendono di capire cosa devono fare per accedere sulle spiagge libere. Molti comuni, in attesa di redigere e applicare un adeguato piano spiaggia anti-Covid, hanno emesso un'ordinanza che consente alla gente di usufruire dell'arenile, tenendo conto però delle disposizioni regionali sul distanziamento sociale. Regole che verranno rese note al pubblico con un'adeguata cartellonistica e chi non le rispetta verrà multato. Ordinanze queste che sono state già adottate ad esempio a Casalvelino, Marina di Camerota, Sapri e Villammare e resteranno in vigore fino al 14 giugno. Insomma, in questi comuni sarà resa più evidente la legge regionale per le spiagge libere che non prevede l'obbligo della prenotazione. Prenotazione che invece si renderà probabilmente indispensabile nel pieno della stagione estiva e sui tratti di litorale maggiormente frequentati dai turisti. Agropoli è tra i pochissimi comuni del Salernitano che hanno già pronto il piano spiaggia 2020. Da questo weekend in poi i vacanzieri potranno recarsi al mare agropolese su prenotazione. In spiaggia troveranno spazi delimitati da raggiungere secondo appositi percorsi. E sulle postazioni il sindaco Coppola precisa: pensate che le postazioni che abbiamo a disposizione su tutto il nostro litorale sono circa 1500. Se considerate che c'è una media di presenze di 3 persone a ombrellone, diciamo questo riferimento, noi possiamo accogliere nelle nostre spiagge 4500 persone alla volta. Quindi se dovesse essere necessario nei periodi di maggiore affollamento, quindi luglio ed agosto, un numero maggiore, basterà dividere in 2 momenti l'accesso in spiaggia, la mattina e il pomeriggio. In questo modo i nostri 1500 posti diventeranno 3000 e quindi arriveremo fino a un massimo di 9000 persone che potremo accogliere sulle nostre spiagge.